canto delle serpi, cosiddetto, è poco trattato, ma è veramente straordinario. Qui la fantasia horror di Dante si scatena addirittura, c'è addirittura una metamorfosi incredibile. Due esseri che si fanno una metamorfosi contemporaneamente diventando uno l'altro e poi l'altro l'uno. Cosa mai fatta. Si chiude domenica 3 settembre con un appuntamento con Dante e la sua Divina Commedia, la decima edizione dell'Agosto Tallese. L'appuntamento è in piazzetta Palchi alle 17.30. È una manifestazione che organizza ormai da tanti anni, quasi 20, l'Associazione Culturale Tallese Il Ponte di Sasso. Quest'anno è riuscito particolarmente bene con alcune manifestazioni culturali e musicali di grosso rilievo. Per antica tradizione l'Agosto Tallese si conclude sempre con una lettura d'Antis che faccio io. E quest'anno, lasciando da parte il Dante del Paradiso del Purgatorio, prendiamo in esame un Dante un po' particolare, uno sceneggiatore di film dell'orrore. L'argomento è Fiamme parlanti e la fossa dei serpenti, la bolgia dove ci sono i ladri con i serpenti e le fiamme parlanti, i fraudolenti che sono all'interno di fiamme come Ulisse per esempio e Guido da Montefeltro.